Terza giornata di campionato anche per Milan-Bologna. Il Milan ha fatto finora una vittoria e un pareggio. San Siro si aspetta un altro spettacolo dopo il 4-2 all'esordio con l'Udinese. Uno dei temi della gara sarà: ma il belga De Ketelaere avrà l'opportunità di partire dall'inizio? Dopo la sconfitta della prima giornata, il Bologna ha impattato 1-1 in casa con il Verona. Sono molte le voci di mercato su Arnautovic, ma l'austriaco, nell'ultima gara, ha dimostrato di essere troppo importante per Mihailovic. Il totale delle gare è 74, nette le vittorie del Milan, 43, 18 i pareggi, 13 vittorie del Bologna. L'ultima vittoria del Diavolo risale alla stagione 2020-2021 con un Ibrahimovic sugli scudi, una doppietta per lui alla prima giornata di campionato. 0-0 l'ultimo pareggio nel 2021-2022. Il portiere Skorupski, migliore in campo, salva il risultato più volte. L'ultima vittoria dei Felsinei è della stagione 2015-2016. Marcatore della sfida Emanuele Giaccherini. Sulla panchina del Milan c'era l'attuale mister del Bologna Siniša Mihajlović. Memorabile il Milan-Bologna del 2019-2020. 5-1. Un pokerissimo del Milan con 5 marcatori diversi. Saliamekers, Çalhanoğlu, Bennacer, Rebic e Calabria. Per il Bologna in rete Tomiyasu. Scarica l'app di Calcio News 24 e iscriviti al canale YouTube.